tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Efficienza Nazionale in vista di Milan-Inter. Abbiamo qui con noi il nostro allenatore Simone Inzaghi, che ha il piacere di rispondere alle vostre domande, e cominciamo subito con la domanda di Inter TV. Prego. Buon pomeriggio, mister. Ciao, buongiorno. Il Milan ha un suo assetto tattico definito e collaudato, anche se ha cambiato qualche interprete con il mercato. Le chiedo, secondo lei una partita come il derby può essere decisa dai duelli individuali? Ma i duelli chiaramente saranno molto, molto importanti. Sappiamo tutti quanti cosa rappresenta un derby per la nostra società, per i nostri tifosi. La squadra ci arriva bene, ha recuperato mentalmente, soprattutto fisicamente, dalla partita di martedì, e oggi avremo il penultimo allenamento e poi domani andremo a fare questa partita per noi molto molto importante. Dazon. Mister, buongiorno. Ciao. Nell'immediato post Cremonese, sia Çalhanoğlu che Lautaro, parlando del derby di domani, hanno citato il derby dell'anno scorso, quello di campionato di ritorno, la sconfitta 2-1. Çalhanoğlu addirittura ha detto abbiamo il fuoco dentro, pensando ovviamente alla partita di domani. Ecco, io le chiedo come sta usando il ricordo di quella partita lì, di cui si è parlato tantissimo nei mesi successivi, per caricare, pungolare i suoi giocatori, visto che dopo la Lazio anche ha detto mentalità, aggressività, cattiveria un pochino ci è mancato. Quanto la sta usando e se magari l'avete anche rivista quella partita lì? Ma sai, l'anno scorso di derby se ne è giocati tanti. L'ultimo è stato vinto 3-0 dall'Inter e ci ha permesso di vincere un trofeo. Sappiamo anche quello che è successo nel derby di ritorno di campionato. Io penso che un derby si carica per conto proprio. Io ho dei ragazzi con grandissima personalità, con grandissima voglia di giocare questo derby domani. È normale che si affrontano le prime due classificate dell'ultimo campionato, due squadre forti con dei propri principi di gioco, e poi, come in tutte le partite, anche queste prime di campionato abbiamo visto, le partite sono tutte molto molto equilibrate e sono decise da singoli episodi, e lì bisognerà fare la differenza, essere bravi a indirizzarli dalla nostra parte. Sky Sport. Ciao. Buongiorno. Posso chiedere un bilancio sul mercato che finalmente si è chiuso? Se è soddisfatto? Avevamo parlato tanto del difensore, è arrivato Acerbi. Insomma, adesso che si tira una riga, l'Inter è l'Inter che voleva, è l'Inter che le piace, è l'Inter che può competere per vincere lo scudetto? Grazie. Assolutamente sì, la società, la proprietà ha lavorato molto bene, riuscendo a trattenere giocatori importanti, sapendo che c'erano dei paletti da rispettare, chiari, che erano stati messi fin dal mio arrivo. Io sono molto soddisfatto della squadra, so che in queste due sessioni di mercato con me allenatore sono state due sessioni tutte e due positive a livello finanziario, ma quello che più conta è che la squadra è competitiva, l'ha già dimostrato l'anno scorso e lo dimostrerà anche quest'anno. Mediaset. Sì, ciao Simone. Ciao. Quanto mancherà una partita del genere, anche visto il passato, quante volte spesso l'ha decisa Romelu Lukaku, e quando speri di riaverlo a disposizione, se c'è una possibilità di rivederlo prima della sosta? Ma sai, per quanto riguarda Romelu, ha avuto questo infortunio. La nostra speranza è quello di recuperarlo prima della sosta. Ci vorrà un po' di tempo, però insomma il nostro staff medico, i dottori, i fisioterapisti si stanno attivando per mettercelo a disposizione il più presto possibile. È normale, che sappiamo che è una perdita importante, però abbiamo visto in queste prime partite che sono successi diversi infortuni sia muscolari che per traumi, quindi ogni squadra deve essere pronta a questa evenienza. Rai Sport. Ciao. Hai parlato prima del derby del 3-0 in Coppa Italia, vinto nettamente dall'Inter. Domani molto probabilmente avrai una formazione, anche per l'assenza di Lukaku, molto simile. È un precedente quello, sì, magari da rivedere bene. Ma chiaramente sono stati derby, nella scorsa stagione ne abbiamo fatti quattro, sono stati
tutti diversi uno dall'altro. Chiaramente sono stati tutti dei derby equilibrati, giocati bene. I derby vanno giocati con grandissima personalità, la mia squadra ne possiede, quindi dobbiamo essere bravi a far sì che l'episodio, saranno importantissimi oltre che agli episodi i duelli, perché sarà un derby con tantissimi duelli, e poi bisognerà avere cattiveria, determinazione, perché sono partite molto molto sentite. Gazzetta dello Sport. Eccoci, salve. Ciao. Mister. Volevo chiedere, solo la scorsa settimana Pioli, parlando del Milan, ha detto è un Milan più forte della scorsa stagione, questa è la squadra più forte che io abbia mai allenato. Volevo capire se è giusto dire la stessa cosa dell'Inter, se tu ti senti dire la stessa cosa di questa Inter ora che il mercato è finito ufficialmente. Grazie. Quello chiaramente lo dirà il campo. Come ho detto prima, abbiamo lavorato bene, la società ha lavorato bene, mantenendo i giocatori importanti. Abbiamo fatto un mercato, secondo me, molto intelligente, con giocatori giovani, giocatori più esperti, che da qua alla fine potranno darci un grandissimo aiuto. Corriere dello Sport, a sinistra. Sì, ciao. Ciao. Eccomi qua. Più banalmente, volevo sapere, tornando proprio sul campo, sulla partita di domani, perché comunque l'Inter ci arriva con un punto in più in classifica, ma ha perso una partita, ma mi sembra che abbia ricevuto anche una quantità di critiche in generale maggiore rispetto al Milan. Ecco, hai sentito qualcosa che al di là dei risultati non ti è piaciuto in questo inizio di stagione? Ma no, io l'ho detto alla fine della partita con la Cremonese, nel senso che una sconfitta del Milan e una sconfitta nostra di Roma contro la Lazio, se n'è parlato tantissimo. È normale che noi siamo l'Inter, quindi una sconfitta nostra fa sempre notizia. Io dico che sono passate 4 partite, abbiamo 9 punti, siamo secondi in classifica, e so che da allenatore, secondo me, possiamo migliorare di partita in partita la nostra condizione, perché abbiamo giocatori di struttura importante, quindi più giochiamo e meglio è. Adesso sarà un tour de force da qui a novembre e cercheremo di migliorarci in ogni allenamento e soprattutto in ogni partita. Tutto Sport. Ciao Simone. Ciao. Volevo chiederti, è andato via Ranocchia, è arrivato Acerbi, che comunque a differenza di Ranocchia comunque è un nazionale. E volevo chiederti, secondo me considerarlo solo un arrivo per Ranocchia è sbagliato. Cosa può aggiungere e dove può migliorare Acerbi? Ma Acerbi lo conosciamo, un giocatore che ha tantissima esperienza, ha già lavorato con me, conosce i metodi miei e del mio staff, è un giocatore importante, è un nazionale, secondo me sarà di grande aiuto, può fare il centrale, all'occorrenza può fare anche il braccetto, però è un giocatore importante che lo deve essere sia in campo che fuori, come lo è stato l'anno scorso Ranocchia, che è stato un giocatore importante con diverse presenze in un momento delicato e importante come l'anno scorso con le partite tra Napoli e Shakhtar, mi ricordo, con l'infortunio di De Vrij. Ranocchia per noi, per la nostra stagione, per i nostri trofei è stato preziosissimo. Corriere della Sera. Buongiorno Simone. Ciao. Volevo chiederti i dubbi quali sono, se Bastoni può giocare, se sarà Dzeko Correa a giocare con Lautaro, visto che incombe anche la partita col Bayern Monaco. Manca l'allenamento di oggi e anche domani mattina faremo un risveglio muscolare. Per quanto riguarda Bastoni, non stava già al 100% prima della Cremonese, perché aveva avuto un rialzo febbrile, però il ragazzo mi aveva dato disponibilità, poi ho preferito fare altre scelte. Poi in questi 2 giorni purtroppo ha avuto ancora un'indisposizione, oggi tornerà ad allenarsi in gruppo e lì insomma dovrò decidere, come dovrò decidere in attacco chi scegliere. Chiaramente adesso senza Lukaku
saranno in tre. Lautaro è rimasto inizialmente in panchina martedì con la Cremonese, quindi dovrò scegliere il partner di Lautaro, sapendo che Correa ha fatto benissimo, ha fatto gol, Dzeko ha fatto un lavoro straordinario contro la Cremonese, mi è dispiaciuto che non sia riuscito a segnare, perché per la prestazione che ha fatto l'avrebbe meritato. Poi per quanto riguarda anche le corsie laterali, devo scegliere. Ho la fortuna ad oggi, vedendo l'allenamento, spero che Bastoni possa essere arruolabile. Saremo 19 di movimento più tre portieri e l'assenza di Lukaku. Repubblica. Buongiorno mister. Ciao. Volevo chiedere se da piacentino cresciuto vedendo il Piace, il fatto di aver vinto il suo personale derby con la Cremonese, anzi col Cremona, le dà carica per questo derby di Milano. Ma diciamo che al di là dei derby è stata una partita importante martedì, perché venivamo da quei tre giorni dove si era parlato e detto, a parere mio, troppo della partita di Roma, però come ho detto prima ci sta, volevo una reazione dalla squadra, c'è stata, perché si è fatta una partita martedì seria contro un avversario che fino adesso ha raccolto meno di quello che meritava sul campo. FC Indomie 108. Buon pomeriggio. Ciao. Mister. In questi ultimi giorni si è parlato di Gosens anche in ottica mercato. Le chiedo come sta il giocatore, se pensa che in questa stagione possa ritagliarsi uno spazio importante e se per quanto riguarda il quinto a sinistra ci sono già delle gerarchie definite oppure sono in via di evoluzione. Grazie. Ma per quanto riguarda Robin, mi avevate fatto una domanda alla fine della partita con la Cremonese, non ne sapevo nulla, il giocatore è al 100% dentro nel mondo Inter, è un giocatore che l'anno scorso è rimasto fermo 6 mesi, che sta lavorando con grandissima voglia e determinazione, in questo momento sto preferendo farlo entrare, per quanto riguarda domani vediamo. Da quel lato posso pure scegliere Di Marco a Darmian a seconda della partita, o lo stesso Robin, vedremo. Poi chiaramente con tutte queste partite il minutaggio si alzerà per tutti. calciomercato.com. Ciao. Lei ha portato una filosofia diversa, nel senso che dal suo arrivo l'Inter si è un po' alzata, no, di baricentro, è una squadra che va a giocare spesso il pallone dall'altro lato. Pensa che però in determinate partite come quella di domani, no? Contro il Milan, dove ci sono contropiedisti molto veloci come possono essere Leao o Teo, che partono spesso, e per i tre difensori nostri che sono un pochino più lenti, non lenti, ma hanno nelle loro caratteristiche altre doti, possa essere un po' un problema e quindi magari bisogna rivedere questo atteggiamento a seconda delle partite? Ma questo di volta in volta noi cerchiamo di analizzare insieme alla squadra tutto questo che hai detto, però io penso che la differenza in partite del genere lo fanno l'atteggiamento e le motivazioni. Siamo la stessa squadra con gli stessi difensori, quasi tutti gli stessi uomini, che l'anno scorso è rimasta 8 partite senza prendere gol, senza guardare l'avversario che andavamo ad incontrare. Chiaramente la condizione, come ho detto prima, deve crescere, e poi soprattutto quando si subisce gol non starei qui a guardare e parlare solo dei tre difensori, ma penso di guardare l'atteggiamento dell'intera squadra, che è quello che deve fare la differenza. Facciamo le ultime due, area. Ciao Simone. Ciao. Senti, sto ripensando a quanto ha detto Cialanoglu dopo Inter Cremonese in vista del derby, ha proprio detto siamo carichi, abbiamo il fuoco dentro, non vediamo l'ora. Allora volevo sapere, questa è una curiosità, se in queste parole c'è anche un po' il ricordo dei festeggiamenti che hanno fatto un po' sopra le righe, che hanno portato anche delle sanzioni loro dopo lo scudetto, se avete voglia in campo di rispondere a quelle cose o avete dimenticato quella storia. Ma per quello che riguarda i festeggiamenti, ognuno fa quello che crede e quello che vuole. Io personalmente, per quanto riguarda la scorsa stagione, mi ricordo le due serate con i due trofei, una a Milano, una a Roma, davanti ai nostri tifosi, e mi ricordo l'abbraccio
del nostro pubblico l'ultima giornata, che al nostro fianco ci ha applaudito per la stagione che avevamo fatto dopo l'ultima partita con la Sampdoria. Poi sappiamo tutti l'importanza della partita di domani. Calciomercato.it. Ciao. Le chiedo, a mercato chiuso, secondo lei, se c'è qualche squadra che si è rinforzata più delle altre, e sulla lotta scudetto chi vede al momento meglio rispetto alle altre candidate al titolo? Grazie. Ma le squadre si sono rinforzate tutte. Abbiamo visto però in queste prime giornate quant'è difficile vincere tutte le partite. Partite a detta di tutti facili e scontate non si sono dimostrate così alla fine, vedendo i risultati. Normale che siamo 6-7 squadre, tutte quante con un obiettivo in testa, quello di vincere, e chiaramente alla fine una soltanto potrà vincere e le altre arriveranno nelle posizioni che contano. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie, domani. Buona giornata.